Buongiorno a tutte ragazze, benvenute, bentornate in questo nuovo video. Oggi video nuovamente dedicato a Kiko, è appena uscita la nuova collezione primaverile, Blossoming Beauty. Questo è il suo nome, uscita pochi giorni fa. Io mi sono recata in un punto vendita Kiko proprio l'altro giorno, anche perché con gli ultimi acquisti che avevo fatto il mese scorso in occasione dei saldi avevo un buono sconto, e solitamente il buono sconto, il solito buono sconto di 10 euro che rilasciano appunto in alcuni momenti dell'anno, fortunatamente lo rilasciano sempre un po', diciamo, a cavallo della nuova uscita o comunque subito prima delle nuove uscite, e quindi lo tengo sempre comunque buono per eventualmente fare magari qualche acquisto di qualche novità. La collezione appunto è uscita appunto proprio pochi giorni fa. Si tratta di una collezione non particolarmente, non mi ha fatto urlare al miracolo, nulla di così trascendentale, collezione primaverile con mia grande sorpresa molto molto incentrata sui toni caldi, sui toni dorati, albicocca, e molto meno sui toni freddi, rosati, su cui solitamente ci si concentra molto più spesso quando si parla di collezioni primaverili. Io ho preso tre cosine. Poi in realtà ve ne faccio, anzi no, quattro, considerato perché ho preso anche lo smaltino, più due cose invece che ho preso in sconto, perché ci sono ancora i saldi riguardanti pezzi delle collezioni appena passate, quindi se c'è qualcosa che non avete avuto modo di prendere, non avete voluto prendere perché magari aspettavate i saldi eccetera eccetera, è ancora il momento giusto per guardare cosa c'è, perché ci possono essere insomma dei pezzi che vi potete portare via a meno, anche al 50% di sconto, fino al 50% di sconto, se non anche qualcosina in più, di collezioni che non sono neanche passate da così tanto tempo. Quindi io vi farò vedere cosa ho preso. Allora, ma voglio cominciare a parlarvi ovviamente del protagonista dei protagonisti di questo video, ovvero delle novità, e poi vi faccio vedere in ultimo le due cosine prese in saldo. Allora, i colori proposti per quanto riguarda i prodotti veri e propri, come vi ho detto prima, sono molto incentrati sui toni caldi, toni albicocca, toni dorati, quindi che non appunto nei toni freddi. Sui toni freddi invece hanno voluto concentrarsi per quanto riguarda i packaging esterni, perché per esempio, vedete, invece io ho preso il blush che ha questo bel... comunque entrambi hanno questo motivo molto molto romantico, molto molto primaverile, floreale, incentrato sui toni glicine e rosa, che invece appunto hanno interessato più che altro, come vi ripeto, i packaging esterni. Allora, io ho preso uno dei blush. Ragazze, mi viene sempre molto difficile resistere ai blush di Kiko. Anche in questo caso tre sono le colorazioni proposte. Non hanno fatto nessun tono classico rosato freddo. Io ho preso la colorazione di mezzo, che è la 02, ed è il tono corallo, diciamo. Infatti la colorazione si chiama Coral Lily. Adesso vi faccio vedere come è carino anche, ovviamente, qua abbiamo sempre la solita velina, abbiamo sempre una profumazione anche per quanto riguarda i prodotti. Questo blush, vedete, allora ha questo motivo floreale, vedete, anche in rilievo, una colorazione sul corallo, rosa corallo, io spero si possa vedere qualcosa, vi faccio anche lo swatch. Il blush tra l'altro è quello che anche sto indossando, ma non so dal video cosa vedrete, forse percepirete meglio, ecco, la colorazione, lo swatch che vi faccio qui sulla mano.
il tono, questo tono comunque che anche se è un rosa decisamente più caldo, che vira più al corallo, io comunque lo ritengo ugualmente molto molto carino, molto primaverile, ed è proprio la classica alternativa al classico rosa, rosa, rosa confetto, rosa, rosa peonia, insomma quei rosa un po' più freddi che comunque si vedono molto anche nei blush primaverili, ma non solo. La cialda, allora, innanzitutto ha una profumazione, loro dicono, se non mi sbaglio, profumata al fiore di loto. In questo caso i blush sono profumati al fiore di loto. Delle tre colorazioni, onestamente questa è quella che a mio avviso è la più primaverile delle tre, perché le altre due sono, diciamo, dei toni un po' più naturali, anche lì più caldi e più, più verso il marroncino biscotto. E io non uso tantissimo quei blush, mi piacciono decisamente questi toni qua, ecco, ve lo faccio vedere anche in controluce. Tra l'altro, non si può percepire, perché si percepisce appena appena, la parte in rilievo è totalmente matte, mentre questa, la parte liscia, è leggerissimamente satinata, ma una volta steso ovviamente l'impressione che vi dà è quella di un blush praticamente opaco, molto sottile come polvere, non è uno di quei blush con cui fate macchia, è un blush che comunque è molto 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 dosabile, molto sottile, costruibile sicuramente, non è quei classici blush con cui fate subito la macchia, ma ci va, insomma, io ho fatto due passate in più per fare in modo che su di me si vedesse. E ogni tanto Kiko ci propone anche dei blush che sono un po' più discreti, anche un po' più sottili nella stesura, ma in ogni caso sono sempre molto carini. Non so se vi ho fatto vedere anche, scusate, il packaging come fatto qui. Abbiamo nuovamente questo packaging, questo lilla glicine molto molto delicato, anche per quanto riguarda la confezione interna, e nuovamente il motivo floreale di questa gardenia, insomma, di questo fiore in rilievo, che appunto è anche sul packaging interno. Poi esistono in collezione quattro smalti, e tra l'altro io l'ho anche messo, ma sono già passati due giorni da quando l'ho messo, perché sì, oggi è martedì, io ho acquistato queste cosine domenica, e quindi ho messo subito alla prova lo smalto, che è quello che vedete. Allora, bello per quanto riguarda, io ho preso la colorazione, questa è la numero 003, che credo sia la colorazione più scura dei quattro, delle quattro. Le altre colorazioni abbastanza diverse tra loro, nel senso che c'è una colorazione molto molto chiara, un beige, secondo me anche di consistenza lattiginosa, poi una colorazione sul rosa naturale carne più chiaro di questo, questa è la colorazione neutra carne rosata più scura, che appunto vi faccio vedere, questa è come rimane sulle unghie con una sola passata. Non ho messo top coat, quindi volevo metterla alla prova anche per quanto riguarda la durata, e questa è la resa dopo due giorni. E io comunque, ragazze, lavo anche i piatti, quindi diciamo che con il top coat si comporterà sicuramente meglio, e comunque sono passati due giorni. E poi c'è un'altra colorazione che è glicine, un glicine molto chiaro, un po' anche un po' sporco, leggermente sporco, richiama un po' appunto il colore del packaging del blush, ma non metto quasi più colorazioni di quel genere, quindi le ho scartate a priori. E poi ho voluto prendere due rossetti in stick.
Allora, abbastanza limitata anche per quanto riguarda la proposta dei colori, una scelta anche abbastanza strana proprio per quanto riguarda la tipologia proprio dei colori scelti, perché in collezione esistono appunto dei rossetti in stick che per quanto riguarda le colorazioni c'è un pochino più di scelta, ovviamente matte, questa è la colorazione di uno dei due che però io oggi ho reso un po' più lucido perché ci ho aggiunto un pelino di gloss e ieri invece l'ho messo alla prova sotto la mascherina, tenuto su tutto il pomeriggio totalmente matte. La durata mi ha fatto all'incirca un 3 ore, poi si è sbiadito da solo con la mascherina tenuta su tutto il tempo, quindi non è una stralunghissima tenuta e comunque come i rossetti classici rossetti matte, ovviamente con il tempo tende anche leggermente a seccare le labbra, non è no transfer e appunto il colore col passare delle ore si è poi leggermente sbiadito, però la resa sulle labbra, la sensazione che sentite sulle labbra è una sensazione abbastanza leggera, una sensazione un po' di cream to powder, non fastidiosa, si tiene bene sulle labbra e comunque poi dopo un po' va via. Ma che colorazione abbiamo preso? Io vi faccio vedere la 4 e la 5. Ah, e poi dicevo, le altre colorazioni, le altre in collezione ci sono anche 4 rossetti invece in stick classici dal finish lucidino di 4 colori, 2 colori molto naturali e un rosso, il rosso che non manca mai, e vabbè, io vi faccio vedere la colorazione che ho preso io. Io sto indossando la colorazione 5, che poi vi faccio vedere anche swatchata sulla mano, che come al solito sulla mano vi sembrerà molto più scura di quello che poi diventa comunque su di me. Per esempio questa colorazione che ho preso, che è la 4, mi piace purtroppo molto di più sulla mano che sulle labbra, perché allora si tratta di questo rosa molto bello, molto primaverile, questo rosa allora, sulla mano sembra un rosa né troppo caldo, anzi più tendente al caldo che al freddo, e questo mi piace sempre tanto nei rossetti rosati, perché io non, per quanto quando si parla di rosa non vado quasi più sui rosa troppo freddi. Peccato che poi sulle labbra questo colore si vede sempre su di me molto meno e sembra sempre molto più Barbie di quello che è in realtà. Io non capisco come mai, però ieri per esempio ho miscelato le due colorazioni e diventa, miscelando il 4 e il 5, io oggi non ve l'ho fatto vedere perché vi faccio, ho indossato solo il 5, però le due tonalità miscelate insieme diventano proprio quel rosa che io avevo in mente, diciamo più simile a quello che vedo qua sulla mano, mentre invece messo da solo sulle labbra, stranamente su di me diventa qualcos'altro. Questa è la colorazione 4, adesso vi faccio vedere la 5. Quindi ragazze, io in ogni caso miscelo anche le colorazioni senza problemi, insomma, perché poi tante volte soprattutto quando poi parliamo di rossetti gemelli, analoghi, della stessa consistenza, è ancora più facile miscelare i toni tra di loro. Ecco, vedete, questa è la colorazione più scura, dopo di questa in gamma c'è solo proprio il, mi pare ci sia un altro rosso anche in gamma, anche per quanto riguarda questi rossetti in stick. Vedete, questo è un rosa più tendente al rosso, però anche con un po' di mattone dentro, quindi molto molto carino, forse un po' poco primaverile
come, non so, potrebbe essere un tono che questo si potrebbe vedere anche in una collezione un po' più volendo autunnale, però io appunto proprio per volerlo rendere un po' più primaverile e anche per quello che insomma l'ho preso anche in una colorazione più chiara per poterli miscelare tra loro. E, allora, i rossetti invece hanno una profumazione alla ciliegia, sapore leggero e profumazione alla ciliegia. Tutte tutti i prodotti, diciamo, della collezione si ispirano comunque, richiamano profumazioni di fiori piuttosto che di frutti. Anche nei prodotti di skincare c'è anche qualcosina di skincare, mi sembra ci sia anche un tonico che, se non mi sbaglio, sia con estratti di quel fiore che mi piace tanto di urca, se mi viene, non mi viene, comunque cioè, quella profumazione di quel fiore che mi piace tanto, di gelsomino, è una profumazione che a me piace tantissimo anche per quanto riguarda le fragranze personali, e ero curiosa anche di provare quello, ma sinceramente sui prodotti di skincare non mi sono soffermata tanto per quanto riguarda questa collezione, mentre appunto questi rossetti hanno questa profumazione di ciliegia. Io vi faccio vedere anche questi due pezzi che invece ho preso in saldo. Sono due pezzi della collezione di Natale, della collezione natalizia, la Holiday Fable. Ho preso uno dei rossetti, allora questo l'ho preso più per la scenicità del prodotto, ma penso che gli darò un utilizzo diverso da quello per cui è nato, perché è uno di quei rossetti con i glitter, la colorazione è la 04 ed è quello diciamo più viola prugna. Allora, perché vi dico che gli voglio dare una allora, perché è diciamo una destinazione d'uso differente? Perché allora a me piacevano tanto, mi piaceva già molto, questa era una colorazione che già avevo notato nei video relativi appunto a questa collezione, ma io sono sempre un po' restia a mettere sulle labbra prodotti con mille glitter, mille sbrillini, sono sempre un po', e oltretutto la resa sulle labbra diventa quasi un po' appunto tendente al metallizzato, quindi è un effetto che non amo, ma siccome comunque amavo sia i riflessi dati da questi glitter che anche la colorazione, ho pensato, trattandosi di un rossetto tendenzialmente non cremoso, sì, ma non eccessivamente appunto pasticciato dall'effetto, diciamo, segnante o troppo eccessivamente cremoso, anzi mi è sembrata una consistenza anche poi tendenzialmente che tende un po' anche a fissarsi sulle labbra, e appunto amando proprio questo riflesso dato dai glitter che si nota molto di più comunque come al solito sotto la luce artificiale, voglio provare a miscelare questi glitter con gli ombretti liquidi piuttosto che ombretti in polvere, e vedere un po' l'effetto che fa, ecco, come diceva una vecchia canzone. E quindi vabbè, questo è il colore, come vedete questo bel tono prugna, questo prugna fucsia, che come colore, allora già il colore del rossetto è anche un colore molto bello che io solitamente uso, però appunto ci sono davvero tanti glitter dentro questo prodotto, quindi vediamo un po'. E questa era la colorazione 4, e poi ho preso in ultimo pezzo che vi faccio vedere, uno dei rossettini mini in stilo, questo fa sempre, questa è il numero 3, e allora io questi mini rossetti in stilo, che io allora ritengo
proibitivi per quanto riguarda il prezzo, perché non oso pensare, ecco, un quantitativo veramente piccolino, 0,78 grammi per quello che per il prezzo che lo fanno pagare quando si parla di quando sono a prezzo pieno, per me è davvero improponibile. Però devo dire la verità, questo è la seconda volta, se non mi sbaglio, se non la terza, che propongono dei rossettini in questo modo, così mini stilo. E io ne avevo già provato uno della collezione Dolce Diva, ragazzi, ne avevo preso uno, anche quello avevo aspettato che andasse in sconto, però io vi devo dire che mi piacciono veramente tanto questi rossetti. Questa è la colorazione 04, guardate, è una colorazione che si piazza un po' a metà tra questi due rossetti matte della nuova collezione, con la differenza che invece hanno una consistenza più idratante, più morbida. Però la cosa che mi piace tantissimo di questi rossetti è che, benché siano rossetti cremosi e idratanti, hanno una bellissima resa sulle labbra e hanno anche una durata niente male, per essere dei rossetti appunto non matte e non a lunga tenuta. Ho riscontrato veramente questa cosa qua, mi erano piaciuti veramente tanto. E questi mi sembrano la stessa cosa, tra l'altro li hanno riproposti in colorazioni anche molto molto simili, non identiche ma molto simili rispetto appunto a quella vecchia collezione. E ragazze, ho voluto, erano appunto, costavano un pochino di meno e quindi li ho voluti prendere. Però davvero, cioè, a me piacciono veramente, cioè queste colorazioni adesso mi piacciono veramente tanto. Provatene almeno uno e poi mi direte. Chiaramente però non a prezzo pieno, perché veramente c'è un quantitativo veramente piccolino, e per il quantitativo che c'è a prezzo pieno sono veramente veramente cari. Già così non sono super economici, ma così, insomma, se non altro, insomma, vi fate l'esperienza almeno di provarne uno se vi ci trovate. Ragazze, il video termina qui, questi sono i pezzi che ho preso di questa nuova collezione, e fatemi sapere i vostri nuovi acquisti e appunto cosa ne pensate di questa collezione, se avete già avuto modo di buttarci un occhio o di provare qualcosa. Appuntamento al prossimo video qui sul Pianeta Makeup. Ciao!